Lenzano qua, la forza del banano, il gelo Lenzano con questo grande podologo, con i grandi fenomeni della tecnologia, ormai si parla ancora di privacy, mi sembra una stupidità. Senti, quando io studiavo, quasi 40 anni, o più 45 anni indietro negli Stati Uniti, ci insegnavamo quello che loro chiamavano politica di genere, la condotta politica, e le tecniche, le tecnologie per comprendere questa parte. Oggi tutto quello è comparso perché quello che deve andare in una scuola di medicina per studiare neurobiologia, scienze neurologiche, perché il dominio della condotta umana adesso non passa per un interpello razionale, ma per il sviluppo di reazioni completamente inconsciente, subliminale, che ti orientano para un lado o l'otro de la vida. Quello si chiama oggi neuromarketing politico. Allora non importa quello che tu dici, non importa perché la gente non capisce, non interessa, importa una immagine, una frase, una musica, e quello ti porta a scegliere in una direzione o in un'altra. Secondo te, siamo una cosa a ravello incredibile. È vero, questo incontro è un medico del mondo. Questo incontro, abbiamo il più grande politologo, sociologo del Sud America, qua in Piazza Ravello, veramente c'è di tutto. Infatti, come sta andando il turismo? Come vedi, benissimo. Soprattutto questa grande qualità. Forse stiamo un po' over con il turismo inconsapevole, dovremmo aumentare il turismo consapevole. Turismo consapevole, qua siamo altissimi livelli. Infatti. Veramente. La mia suddivisione delle forme di turismo, che fino a qualche anno fa erano turismo matrimoniale, turismo religioso, turismo climatico, adesso basta, adesso dobbiamo solo dividere turismo consapevole.